Allora ragazzi, volevo farvi vedere al volo una colazione tipica di uno di questi giorni. Oggi è nevicato qua, quindi farò solo un po' di rulli, però li farò tra due orette, quindi una colazione giusta, diciamo, per arrivare con un po' di energia dopo. Cosa mangiamo? Allora, innanzitutto partiamo dallo yogurt greco magro, questo qui. A me piace sempre cambiare, quindi non prendo mai lo stesso yogurt. In questo caso ho preso questo qui della Carrefour. È uno yogurt comunque che con il miele diventa più che saporito, è abbastanza buono. Questo è miele con il dispenser qua del mio amico Silvio, che alcuni mi hanno chiesto dove l'ho trovato, me l'ha regalato lui. Poi abbiamo i cereali, faccio un mix tra fiocchi di questo tipo, cereali che possono essere classici della Kellogg's piuttosto che muesli, avena, dipende un po' da quello che ho in casa, oggi per dire ho questo, quindi vado con questo. Poi abbiamo delle mandorle di Sicilia, ne mangio come sempre 6. Poi un pezzo di cioccolata fondente che è la morte sua, secondo me, insieme alle mandorle, e con il caffè americano. Faccio il caffè americano qualche volta solo d'inverno la mattina, perché di solito invece mi faccio un bel Nespresso. Però mi piace anche farmi l'americano qualche volta per, diciamo, scaldarmi un po' di più e soprattutto idratarmi, visto che d'inverno in bici poi bevo pochissimo, causa freddo. Bevo una bella tazza di caffè, una bella tazza di tè e una bella spremuta fatta con due arance spremute sul momento. È una colazione che richiede un po' di tempo, un po' impegnativa, quindi quando sono di corsa non la faccio così specifica, quando invece sono più con calma perdo un po' di tempo e la faccio così. Ovviamente tutti i giorni cambio, domani probabilmente sarà diversa, però intanto ve ne faccio vedere una. C'è nebbia in Valpadana. Allora, questa qui è la mia seconda colazione. Poi ce ne sarà una terza a fine video. Mi raccomando, prima iscrivetevi al canale e adesso proseguiamo. Questo è il porridge che mi faccio di solito. Un porridge molto semplice. Utilizzo dei fiocchi d'avena. Di solito questi qua teneri tritati, quindi sono più piccoli. Ma in assenza di questi vanno bene anche dei classici fiocchi d'avena come questi interi. Però quelli piccoli sono più buoni. Come li faccio? Li metto insieme al latte. Ne uso circa 60 grammi o 80 in base alla distanza che andrò a fare. Il latte che uso è questo qui, Zimil, perché è senza lattosio, ma non è, diciamo così, poco invitante come quelli lì all'avena o peggio ancora al riso, ma anzi questo qui è piuttosto buono e anche digeribile. Poi dentro il porridge adesso metterò una noce di burro d'arachidi, sempre per la componente proteica, come per lo yogurt, e il mio adorato miele by Silvio, cioè il miele by Nick, e questo qua è by Silvio. Poi il tè, la spremuta d'arancia anche oggi, ma non ho più l'arancia, devo andare a prenderle, quindi oggi niente spremuta. E poi dopo mi farò il caffè con un pezzettino di cioccolato. Se il porridge non mi basta, come per l'altra volta, abbiamo delle fette biscottate che farò con la marmellata. Mentre qualcuno qua si sta mangiando. Non è la colazione di tutti i giorni. Non è quello che sembra. Certo che è difficile fare la colazione a fianco lei. Sì, ma questa Nutella l'ha finita tutta lui, guardate cosa mi ha lasciato. È vero. Poi per quanto riguarda il porridge, vi potete veramente bizzarrire, potete metterci dentro le mandorle, le noci, potete farlo con la frutta, quindi con la mela, con la banana, con le fragole, vi dicendo, frutti rossi, potete veramente usare di tutto, metterci anche la cannella o il cioccolato, quindi è una bella colazione, molto varia. Nutella. O la Nutella. Allora ragazzi, siamo arrivati alla terza colazione, una di quelle che faccio durante il giorno di palestra. Quindi ci facciamo due belle uova, tanti tolgono il tuorlo, a me in realtà piace, quindi se non mangio troppe uova in una settimana, come in questo periodo, che ne mangio poche, tengo il tuorlo e faccio due uova complete così, occhio di bue o strapazzate, oggi me le strapazzo. Chef, mi passi, grazie mille. Quindi le faccio strapazzate. Faccio due fette di pane e abbiamo la nostra colazione pre-palestra. Ovviamente oltre alle fette di pane aggiungo magari un po' di frutta secca oppure un po' di fette biscotte con la marmellata, anche qua come gli altri giorni. Ora vi faccio vedere il resto. Come al solito caffè, oggi me lo faccio americano, e tè per restare ben idratati. La spremuta, devo ancora comprare l'arancia pure oggi, quindi balza. Un po' di sale, medici, che poi mangi senza sapore. Sale, pepe, ogni tanto metto un po' di latte anche, il consiglio dello chef. Non si fanno così le volte passate, guardate un tutorial, raga. Non è vero. A me vanno benissimo così. L'importante è mangiare, non è la bellezza del cibo. L'importante è che il cibo ci sia. A metterci un bel cotto.
Ok signori, eccoci qua, quindi abbiamo uova, pane, tè, marmellata e stiamo attendendo il caffè americano. Quando è pronto concludiamo la colazione, mangio e poi andiamo in palestra. Oggi voglio far vedere cosa mangio io. Oggi facciamo vedere di nuovo cosa mangiate lei. Burro d'arachidi di nuovo della Bulk. E marmellate. Fette biscottate. Io vi consiglio di mettere il Bulk sulle fette biscottate e poi un po' di marmellata sopra. Fotone. E questa, signori, è la tazza da amatore di Claudia, che ha fortemente voluto dalla Iro. Che sai da dichiarare? È bella, insomma. A me non piace tanto, però caffè americano mi piace di più. Detto questo ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, quindi state connessi e fatemi sapere le vostre colazioni nei commenti. Ciao!